Davide Collella di Fonda. Le Olimpiadi di Londra avranno certamente contribuito, ma la disciplina del salto con l'asta ha passione e conquista a prescindere. A vederlo sembra facile, una breve rincorsa e via a superare l'asticella. Questo quando riesce, diverso invece quando non si va oltre il limite. Ore e ore di preparazione, l'atleta deve coniugare velocità e forza nelle braccia. Era così già nell'antichità, si dice che furono i Galli i primi a praticarlo utilizzando un ramo di albero piuttosto robusto. A Trani sono arrivati atleti un po' da tutta l'Italia, le donne quelle più acclamate dal pubblico presente. Sport in piazza, l'idea dell'amministrazione comunale e degli organizzatori, far apprezzare un evento visto spesso solo in TV, anche dal vivo, una delle discipline più spettacolari dell'atletica leggera. Conosco la sua spettacolarità ed è bello vederla dal vivo. Uno la vede lì in televisione, vedi questi atleti lì volare a 5 metri e mezzo, ma non ti rendi conto della loro velocità, abilità, agilità che hanno, sono veramente spettacolari. Cosa ci vuole per essere un atleta di salto con l'asta? Come ho detto prima, l'atleta deve essere un ginnasta innanzitutto, deve avere forza nelle braccia, velocità ed essere un pazzo, veramente, un circense.